Buongiorno, oggi continuiamo con i drink riconosciuti dall'International Bartender Association, però passiamo a un fashionable, uno di quei drink che ultimamente ha avuto un successo enorme, quindi è entrato nel gota dei cocktail mondiali. Ci aiuta in questa esecuzione il nostro collaboratore, come ti chiami? Gabriele, che dopo tante lezioni riesce ad eseguire un bel drink. In questo caso parliamo di? Del Japanese Reaper. Japanese Reaper, ci dice la ricetta? 3 centilitri di Midori, 3 centilitri di Cointreau e 3 centilitri di succo di limone. Bene, il Midori è un liquore a base di melone giapponese, il Cointreau invece è un grandissimo liquore francese a base di arance di Curaçao, distillati con zucchero e poi il lime. Quindi un'ottima miscela calibrata in CL in modo che siano tre parti uguali, 3CL, 3CL e 3CL. Questo perché ha avuto successo? Perché grazie all'avvento delle nuove tecniche di lavoro, working flare e quindi tipo di lavoro al bar veloce con l'aiuto dei metal pour, fa sì che questo drink in un solo movimento riescano a versare contemporaneamente tutti gli ingredienti e quindi velocizza molto il lavoro al bar e quindi ha un successo enorme proprio nei locali di tendenza. Noi lo lavoriamo ancora con un sistema, diciamo, non classico ma tradizionale, quindi possiamo raffreddiamo prima il bicchiere. Allora iniziamo con raffreddare il bicchiere. Poi se si raffredda il ghiaccio della parte di acciaio. Sia il vetro sia l'acciaio, facendo attenzione a non sciacquare troppo energicamente, altrimenti il ghiaccio si rompe. Passiamo all'esecuzione. Midori 3CL. Stessa quantità di quanto e ultimo ingrediente il succo di lime 3CL. Puliamo via l'acqua di nuovo che si è formata perché nel frattempo ci sono fatto il ghiaccio. Passiamo alla shakerata, vedete già il colore che è bello, verde brillante, shakerata energica, molto lunga, colpetto e poi il pollice che spinge nella parte alta. Il ghiaccio